Nel senso che noi non sapevamo l'inglese e dovevamo un po' ripetere a memoria quello che c'era sul disco. Lui finiva il disco e io ho scritto tutto. Io dovevo stare lì 20 volte, loro andavano da gusto e lui me lo tirava giù, questo inglese maccheronico, più che altro scopiazzato di quello che era la pronuncia, tra virgolette, e dopo questo qua ha fatto in modo di continuare, insomma, poi dopo loro sono andato, diciamo così, sono diventati grandi, secondo il mio modesto parere, e l'amicizia ha continuato a esserci solo a livello così temporale, perché poi non erano più, abbiamo fondato il Club dei Nomadi, che poi c'è anche su quel libro che tu hai visto, dove Augusto ha fatto dei disegni a livello murale bellissimi. Dopo è stato cancellato tutto quando ci è andato dentro i muratori, perché dopo hanno venduto la casa. E lì ci sono state tante storie di ragazze, di amori, perché molti fans venivano lì, addirittura mi ricordo che una volta Bila, una ragazza, è stata giù una settimana con Bila. Non so se era bello per i suoi genitori, ma comunque è stata giù una settimana, giorno e notte, quando aspettavano i Nomadi, o se no lo aspettavamo noi col famoso Leo, che era il padrone, gestore di un bar qua a Noelar, che era un po' un altro fan sfegatato, ma più che altro amico o quasi papà di Bill, e li aspettavamo quando arrivavano, e normalmente Augusto e Bill si fermavano, perché poi Franco non veniva, gli altri abitavano a Novi, e aspettavamo a mangiare la pasta asciutta delle 3 o delle 4 o delle 5. Si mangiava la pasta asciutta, noi eravamo ragazzini che casomai dopo andare a lavorare c'era un po' di problemi, però entusiasti di tutto questo, questo mondo nuovo, perché poi arrivavano, non mi ricordo, loro c'avevano un signore che si chiamava Isotto, Vormè Isotto, che rispondeva a 200-300 lettere al giorno, gli diceva dove andavano, dove la prossima volta. E tutto questo perché c'era questo fervore, questo crederci.
Il primo innamoramento. Il primo innamoramento non era una donna. Ancora ce l'ho tra le mani. Però non trascuravo le ragazzine. La differenza è che stavo iniziando a imparare a suonare la chitarra e non c'era cosa che potesse deviarmi dall'essere costantemente insieme a questo assieme di corde d'acciaio e legni. E allora cosa succedeva? Che frequentavo la ragazzina portando lo strumento, un errore madornale, perché la cosa durava poco. Nel durare poco si cambiava spesso e passavo per un tambour de femme, come si dice oggi. In realtà ero uno scarto umano continuo di giovani sbarbatelle che si rifiutavano di ascoltare qualcuno che ancora non sapesse suonare. E questo è l'avvio alla mia infanzia e ai miei contatti con un primo pubblico che non voleva assolutamente ascoltarmi. Dopodiché finalmente qualcosa avevo imparato e ho cominciato con i primi complessini, come si usava negli anni 60, insomma, senza con grandi passioni, senza ambizioni, ecco. In una di queste serate Beppe Carletti, che anche lui era agli inizi e stava cercando di formare un gruppo, mi ha ascoltato e probabilmente corrispondevo alle sue esigenze musicali e abbiamo iniziato a metterci assieme. Lui gravitava in un gruppo che si chiamava i Monelli, io addirittura avevo un nome altisonante che era la Roma's New Real Jazz Band, che di jazz non aveva neanche, sapeva neanche dove fosse nato, però insomma questo era quanto. E c'era una prima formazione formata da 5 ragazzi, di cui Gelmini al sax, Campari al basso, Leo Manfredini alla batteria, Beppe Carletti al pianoforte e l'organo e Franco Midile la chitarra. E abbiamo iniziato a trovarci, io ero l'unico fuori paese, perché il gruppo nasceva a Novi di Modena, ero di Novellara e mi ricordo che ancora non avendo la macchina dovevo prendere una, mi facevo accompagnare, poi dopo prendevo una macchina a noleggio e poi la prima Topolino C, incredibile, con il tetto decorato con scenografie particolari che quando mettevi ribaltabile avevi questi panorami che la gente insomma ci lasciava gli occhi.